Noi a 10 anni dal terremoto dell'Aquila abbiamo ritenuto opportuno fare un reportage su come è andata la ricostruzione e sull'impiego dei laterizi all'interno della stessa. Abbiamo riscontrato in modo positivo che il laterizio viene usato e verrà usato, perché abbiamo fatto anche un'analisi dei progetti che verranno realizzati. In molti cantieri il laterizio verrà usato sia nella ricostruzione del nuovo, sia nelle ristrutturazioni delle tramezzature interne, ma anche nelle ristrutturazioni, cioè nel cuci e scuci, dove abbiamo visto che il laterizio viene usato moltissimo.